Su Fanno TV l'informazione inizia al mattino presto alle 7.30 in diretta con un'occhiata ai giornali e lo facciamo come tutte le mattine dal lunedì al sabato in diretta. Ben ritrovati, allora subito il santo del giorno, cominciamo dall'almanacco. Dunque oggi, che dire di questo santo straordinario, Sant'Agostino, Sant'Agostino Vescovo, il sole sorto alle 6.26. Tramonterà alle 19.53. Tanto sole, tantissimo sole in questi giorni, avremo cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. I venti sono a regime di brezza, con intensità massima di brezza attesa lungo la costa, e il mare è quasi calmo, poco mosso nel primo pomeriggio. Per la giornata di domani, quindi sabato 29 agosto, l'ultimo weekend di questo mese, abbiamo e avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, venti a regime di brezza con intensità massima di brezza tesa, il mare quasi calmo, poco mosso durante le ore centrali. Insomma, sole, sole, sole anche per la giornata di domenica su tutta la costa, con temperature in ulteriore lieve aumento. Condizioni stabili e soleggiate anche per l'inizio della prossima settimana, poi l'instaurarsi di correnti determinerà un peggioramento, ma ne riparleremo a metà settimana. Cominciamo dunque adesso a leggere i quotidiani dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano, con la politica locale che è in fermento, in ebollizione, politica calda, progetto Fano. Siamo area centrodestra. Seri, che è il sindaco, si dimette all'affondo dopo aver rivelato il nuovo incarico. Non sa decidere neppure sulle persone di fiducia. A tre mesi dalle elezioni, dicono quelli del centrodestra, quelle regionali, non si sa chi prenderà il posto di Minardi, che ancora è presidente del Consiglio Comunale di Fano, che però è stato eletto come consigliere regionale, dunque dovrebbe dimettersi e tenere soltanto l'incarico regionale, e quindi dicono e accusano quelli del centrodestra, non sappiamo a tre mesi da queste elezioni chi prenderà il posto di Minardi né se ci sarà un rimpasto di giunta. Ma le parole più forti, che fanno più effetto sicuramente, sono quelle del compagno di viaggio nella scorsa tornata amministrativa, perché Davide Rossi, non dimentichiamocelo, ha fatto parte Davide Rossi ha fatto parte della lista civica Noi Città di Massimo Seri, quella lista civica che poi ha permesso appunto a Seri di diventare sindaco. E oggi queste parole così forti certo fanno pensare, fanno male. La città ha bisogno di un sindaco coraggioso, dice Davide Rossi, che si chiama fuori a questo punto dall'ipotesi di un ruolo nello staff ed evoca la libertà dai condizionamenti partitocratici. In particolare fa riferimento ai condizionamenti del Partito Democratico e di SEL, che nei giorni scorsi tutti e due hanno criticato la scelta di Seri e il nome scelto appunto dal sindaco di Davide Rossi. Poi la cronaca sul Corriere Adriatico con la notizia dell'arresto dello spacciatore che vedete in questa fotografia, lo spacciatore che avrebbe venduto, un pakistano incensurato residente a Senigallia, avrebbe venduto la dose letale ad una donna di 32 anni di Lucrezia, che poi è morta. Arrestato lo spacciatore, indagini tempestive dopo l'overdose fatale e blitz a Senigallia, ha preso il pakistano Azhar Iqbal. E in questa fotografia vedete anche il capitano Alfonso Falcucci, comandante della compagnia dei carabinieri di Fano, che ieri in conferenza stampa a Pesaro ha illustrato l'arresto di questo pakistano. E il Corriere ricorda giustamente anche le 4 vite spezzate per stupefacenti in 8 mesi, in soli 8 mesi. Domani invece l'ultimo saluto a Nicolas, la funzione sarà San Michele, eseguita l'autopsia, il decesso provocato dai traumi subiti nell'urto. La chiesa di San Filippo è troppo piccola per contenere la folla prevista tra parenti e amici. Poi lo schianto invece fra 2 auto, ferite 4 donne, grave l'anziana madre di una conducente, un incidente avvenuto ieri intorno alle 13.30 a Cucurano di Fano lungo la Flaminia.
Da Senigallia tutti in acqua anche con il divieto. Dopo il passaggio della Capitaneria a metà mattinata qualcuno ha tolto perfino i cartelli. Alla fiera invece, a Senigallia inizia la fiera, anzi è iniziata ieri pomeriggio, ma i giorni clou sono questi, venerdì, sabato e domenica, alla fiera con 427 bancarelle. E poi sempre da Senigallia, travolta e uccisa mentre attraversa la strada in bicicletta, Onorata Gambelli, 72 anni, investita sulle strisce pedonali dall'auto di un albergatore. Da Pesaro, cantiere navale operativo nel 2017, il gruppo acquirente intende specializzarlo nella riqualificazione degli yacht di lusso. L'area muterà aspetto perché il refitting richiede un unico piano di lavoro, il progetto entro l'anno. Il Messaggero, da Pesaro, più controlli notturni, il caso della stazione, il comitato sicurezza, l'assessore della Dora, non bastano i vigili urbani, porterò la questione al tavolo della prefettura. Morta per droga, ha preso lo spacciatore, un pakistano che vive a Senigallia, accusato di aver venduto l'eroina che una settimana fa ha ucciso una giovane di Lucrezia. I carabinieri hanno stroncato il giro che gestiva in Riviera. L'allarme, in un anno e mezzo, 4 overdose nel Fanese. A Cagliari e Fossombrone invece le sexy ladre colpiscono ancora, prima adescati e ipnotizzati da gentilezze e forme avvenenti, poi ingannati e derubati. Continuano ad imperversare le ladre di collane che per strada prendono di mira gli anziani ed entrano in azione soprattutto nei piccoli centri. La pagina di Fano del Messaggero, invece anche qui ampio spazio alla politica, il sindaco è in grosse difficoltà, ma io non posso più aiutarlo, dice Davide Rossi, che esce allo scoperto, al centro dello scontro di maggioranza sullo staff, l'aspirante portavoce si chiama fuori e se la prende con le pressioni politiche, mentre Santorelli di Progetto Fano, insieme a Garbatini, dice questo caso è stato un disastro, se riapre la crisi e presenti subito le dimissioni. Mentre il dopo Minardi, il Partito Democratico candida il capogruppo Cristian Fanese alla presidenza del Consiglio. E poi sempre dalla pagina del Messaggero, sotto scuola materna, i bimbi della Vago Colle alla colonna, lavori urgenti per la messa in sicurezza, l'assessore Mascarin ha incontrato ieri i genitori degli alunni. E adesso andiamo sul resto del Carlino. In apertura il delitto di Sant'Angelo in Vado, la mamma di Ismaele rivela il Papa, una luce nelle tenebre, e sul fronte delle indagini il racconto shock di un testimone che ha visto Igli e Mario al fiume. E questo testimone dice, rivela, si divertivano in acqua dopo l'omicidio, sono andati a Parchiule, che sta proprio a due passi da Borgo Pace, per lavarsi del sangue. In pochi giorni hanno ideato l'uccisione di un ragazzo di 17 anni, Ismaele appunto, preparando come killer esperti guanti, sacchi e coltello. Un grammo di eroina, solo 16 euro, in appena 2 anni, 4 overdosi fatali. Preso a Senigallia il pakistano che cedette la dose fatale a Veronica, il comandante Falcucci, il fatto, dice, è che il prezzo dell'eroina è crollato sempre di più, quella tagliata male. E anche qui l'immagine, la fotografia di questo pakistano sulla destra, vedete, arrestato dai carabinieri. E adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo. Mentre da Fano invece la guerra contro gli abusivi da parte degli albergatori, tra Fano e Marotta ne hanno stimati 500, sono gli affittacamere in nero. Cecchini, il presidente degli albergatori, boom con i social network, seri, il fenomeno c'è, ai vigili infatti abbiamo chiesto di fare controlli più accurati. Gli abusivi sono appunto gli affittacamere in nero, sono quelli che mettono a disposizione l'abitazione, insomma sono 500 quelli stimati appunto dall'associazione albergatori. Politica sul resto del Carlino, Rossi, ritiro il sì, giunta già in difficoltà. Il candidato alla segreteria del sindaco rinuncia, in pista la sempreverde Rosetta Fulvi. Progetto Fano, il primo cittadino, dice deve dimettersi, è tempo che se ne vada. Poi, sempre dal resto del Carlino, domani l'addio a Nicolas, la tragedia, la tragica scelta di andare al compleanno in motorino, in moto, forse aveva perso la coincidenza, purtroppo, con il treno, si svolgerà domani mattina alle 10 nella chiesa Regina Pacis di San Michele del Fiume, il funerale di Nicola Starsi, il 16enne,
che di San Filippo sul Cesano, che ha perso la vita lunedì pomeriggio sulla statale Adriatica all'altezza di Senigallia nello schianto fra la sua Honda e una Polo guidata da un senigallese di Montignano di 28 anni. L'ultima pagina del Resto del Carlino si occupa, quella della nostra rassegna stampa ovviamente, si occupa di Fossombrone. Il sindaco non cambi nome alla strada, i residenti di via Rinaldi dicono e chiedono di ripensarci. Sono 15 residenti su 18 totali che abitano nella parte alta della via ex Fratelli Rinaldi a chiedere al sindaco Pelagaggia di non cambiare il nome alla via. Adesso si chiama via Notaio Giuseppe Cesarini, e hanno chiesto appunto che la commissione per la toponomastica del comune di Fossombrone ci ripensi, insomma rimetta il nome che c'era prima, appunto via Rinaldi. Poi sempre Fossombrone, ma unita a Cagli per la cronaca, i militari dell'arma stanno dietro a delle sexy ladre che stanno agendo soprattutto nei confronti degli anziani per portare via soldi e quant'altro. 5 ladri nel mirino dei carabinieri tra Cagli e Fossombrone. A Fossombrone, dice sempre il capitano della compagnia Carabinieri di Fano, Falcucci, quindi comprende anche la stazione di Fossombrone, dice: abbiamo denunciato a piede libero una zingara di Zagarolo conosciuta con 29 alias diversi, cioè i nomi diversi, 29 ne aveva, pensate. Fa parte di una banda di 4 donne specializzata in furti in appartamento. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, ci vediamo stasera alle 20:30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. We'll be right back.